Vorrei subito presentarvi, e lo faccio con grande gioia, quello che è, secondo me, il volto, la voce che più di tutti rappresentano simbolicamente la cultura sarda nel mondo. Maria Carta. Benvenuti. La quale, data Commendatore della Repubblica. Complimenti. Che bella accoglienza. Grazie. Ci consentite di andare in panchina? Così possiamo fare due chiacchiere con Maria. Beh, ti ha fatto piacere questo titolo di Commendatore della Repubblica? Sì, veramente non me l'aspettavo, ma forse mi ha fatto piacere perché in effetti non so fino a che punto voi me lo sono meritato, cioè, ecco, però ho lavorato molto per portare avanti questa cultura della Sardegna, questi suoni che sono la nostra memoria e che saranno dei nostri figli, perché è importante, appunto, noi quando lasciamo la Sardegna e poi ci sentiamo male senza quello che la nostra cultura, il nostro modo di essere, la nostra vita comunitaria. E quando torniamo, come oggi per esempio, non lo so, mi sento rinata. Sono anni di vita che acquistiamo tornando in Sardegna nel sangue. Grazie. Maria, tra l'altro, se tu me lo consenti, io vorrei ricordare un episodio che è un po' in qualche modo un segnale, una caratteristica della tua personalità, di questo tuo coraggio. Tu nel 1989 hai dovuto affrontare dei momenti difficilissimi per la tua vita, vero? Sì, è abbastanza difficile. Diciamo che è successo che all'improvviso, cioè io non mi sono mai amata in effetti. Ho pensato sempre al lavoro, di essere all'altezza di quello che facevo, perciò è stato molto faticoso, anche perché tu sai, non avendo un linguaggio unico nazionale, non è facile farsi capire da tutti. E allora non ho mai pensato a me. Un giorno sono andata da un medico perché avevo delle cose qui in gola, per esempio per la voce, e mi ha detto: signora, non c'entra niente la voce, lei si deve operare entro 24 ore. E allora per la prima volta, appunto quella sera prima dell'intervento, ho sentito qualcosa che non ho mai avuto, cioè mi sono sentita donna. E automaticamente non lo ero più. E per la prima volta appunto ho visto il mio seno. Ho detto: peccato che è successo questo. E per questo io oggi vorrei dire a questo esercito di donne che hanno lo stesso problema, che hanno avuto il mio stesso problema: e cercate di amarvi un po', perché solo amando voi stesse forse riuscite a dare un amore a chi vi sta vicino più giusto. Ecco, che cos'è, se è una domanda che ti posso fare, che cos'è che ti ha dato la forza per superare questi momenti così difficili? Ma io credo la fede, perché sono una donna, non sembra, però sono molto religiosa, e la fede mi ha aiutato molto, e all'improvviso ho scoperto anche che esiste la speranza. Pensa quanto è strano, molte volte si parla di speranza ma non si sa che cos'è, e invece esiste, attraverso la fede e la speranza si riesce così quasi a vivere alla giornata, ed è molto bello perché ti programmi la tua vita giorno per giorno e allora scopri che le giornate sono piene, sono lunghe e ti appartengono, è una cosa bella. Io vorrei riproporre una piccola sorpresa che facciamo a Maria Carta, una brevissima sequenza di una sua interpretazione in un veramente bello film di Franco Zeffirelli che Rai 1 sta riproponendo in questi giorni, Il Gesù di Nazareth. In questo film Maria Carta interpreta il ruolo di Marta. Guardate insieme che cosa è stata capace di fare in queste immagini. Signore, signore, se tu fossi stato qui, mio fratello sarebbe ancora vivo. Ma io so che qualunque cosa
Tu chieda a Dio, Dio te la concederà. Perché io so che tu sei il Cristo, che tu sei il figlio di Dio, colui che è venuto sulla terra a portarci la vita. Dove l'avete sepolta? Maria Carta. Grazie. Bei momenti, quelli, sì, del Gesù di Nazareth. Allora, vabbè, diciamolo. Anche io ho dato un piccolo contributo, ma più che altro è un ricordo, quello bellissimo, di un'amicizia, quella che è nata tra me e Maria Carta proprio in occasione di questo film. È stato molto bello, sai, Piero, perché in effetti c'avevamo questo, e c'era questa, questo, quasi questo misticismo intorno a noi, questo voler dare agli altri un sentimento diverso, che era qualcosa che ci apparteneva a tutti. È stato molto bello. Io vorrei pregarti di darcene ancora un attimo di questo sentimento. Vorrei chiederti di farci ascoltare la tua voce. E senti, Piero, siccome è Venerdì Santo e qui in Sardegna la tradizione è molto importante, e c'è un brano che io sto preparando da incidere, però è un brano del Settecento, ed è Perdono Deum Meo, che significa perdono mio Dio, io mi chino dinanzi a te perché ho peccato, perdonami e dammi una mano per rialzarmi. Lo dedichiamo innanzitutto a Davide, il figlio di Maria Carta, che è qui in prima fila, e a tutti i telespettatori di Piacere Rai Uno. Maria Carta, prego. Perdono te che Deus meu, perdono a po' peccato, cum tristo e umiliato peto, no pietà a te, eterna bonitate, infinita cremensia, assa tua presenza, sabe, naburro. Perdono, Deus meu, perdono a po' peccato, cum tristo ego mi è liato, perdono, pietà. Grazie. Toto. Grazie. La voce eccezionale, piena di grande atmosfera. Complimenti. Grazie. Complimenti.